Questa anonima reception è in realtà l'ingresso del più famoso studio del mondo di effetti visuali, la Industrial Light and Magic. L'Italia manca molto. Sul prossimo CGCD troverete il nostro reportage completo e l'intervista con due italiani che lavorano alla ILM, Indira Guerrieri e Felix Balbas. Intanto abbiamo chiesto a Indira di raccontarci qualcosa sul making di uno degli ultimi film su cui hanno lavorato, La tempesta perfetta della Warner Bros., per il quale sono stati creati in computer grafica un peschereccio, una nave portacontainer, una barca a vela e un elicottero, oltre a un intero oceano digitale in burrasca. Queste sono tutte le onde, le particelle che ci sono sulle onde, la schiuma, sono tutte particelle Maya. C'erano particolari... C'è stato fatto tutto un lavoro di preparazione che è durato 6 o 8 mesi per mettere a punto le camere che seguivano le navi come se fossero proprio sullo stesso mare, le particelle, il tipo di particelle che non sembra, perché in genere particelle è così, così facile farle sembrare particelle praticamente, il difficile è stato renderle più come una schiuma o come un... come se fosse tutto bagnato, e quello è stato difficile. C'è stato un team di 6 o 7 persone che ha lavorato sugli shaders sullo sviluppo in Maya. E in quanto alle mappe, per esempio, per tutte le navi sono state dipinte molto realisticamente da una 3 o 4 pittori che si sono messi lì per 4 mesi. Questa è una mappa per le particelle sulla cresta dell'onda che seguono, ci sono state anche delle espressioni particolari in Maya che fanno seguire, le particelle seguono sempre la cresta e spariscono, diciamo, quando l'onda cade. Queste sono un altro elemento di particelle per le creste delle onde. Le navi in questo film in particolare, perché c'erano tanti elementi da produrre, hanno diviso, diciamo, c'erano i TD che facevano gli oceani e i TD che facevano le creste delle onde e le particelle e i TD che facevano le navi. E praticamente l'animazione era tutta in Maya con espressioni, c'era forse 2 animatori sul film.